nuova cucina di Vivo Gluten Free, frittelle, pizza fritta, da noi si chiama Mazza Fame. Fantastica, non sapete fare la pizza? Mi dispiace. Guardate la ricetta, ci vediamo dopo per altri suggerimenti e chiacchiere. A dopo. Me la vado a mangiare di là. La modalità non è molto diversa da un impasto per pizza o per pane. Andiamo a mettere il nostro mix in una bella ciotola capiente. Io faccio così ed è quello che vi consiglio. Prendete una parte di acqua, lo mettete in una ciotola, in una tazza, in un bicchiere, quello che avete. Ci sciogliete dentro il lievito a pezzetti. Sulla quantità di lievito da utilizzare a seconda del tempo di lievitazione ne abbiamo ampiamente parlato nel tutorial pizza. Ovviamente in base al tempo che avete a disposizione, se volete fare una lievitazione di 24-30 ore oppure 2 ore, dovete regolarvi con la quantità di lievito. Io sul sito cucina24ore.it vi metto qualche indicazione. Poi chiaramente sta a voi. Attenzione, la lievitazione perfetta di un impasto non dipende solo dalla quantità di lievito e dal tempo, ma anche dalle condizioni della vostra casa. Che non vuol dire che avete un bel arredamento, una bella finestra. Vabbè, però dai! Umidità, temperatura, correnti d'aria sono tutte cose fondamentali che io non posso conoscere per la vostra casa, ma le conosco per la mia. Se avete invece dimestichezza con gli impasti e sapete esattamente quanta acqua ci va, mettete direttamente il lievito in tutta l'acqua, in tutta la dose dell'acqua che vi serve per fare il vostro impasto. Oppure fate così, sciogliete il lievito, lo buttate nella farina, iniziate a girare e poi successivamente mettete l'altra acqua. Io metto anche l'olio ad un certo punto. Chiaramente potete farlo con l'impastatrice, con uno sbattitore, con le spirali, con quello che vi rimane più comodo. A mano che l'impasto si indurisce andiamo a raccogliere l'altra farina con l'altra parte di acqua che c'è rimasta. Quando vedete che vi fa troppa resistenza perché è troppo duro, aggiungete l'altra acqua e buttate al centro la farina che vi è rimasta sui bordi. Andate poi a spezzare l'impasto con il mestolo, il cucchiaio, quello che avete e fate assorbire acqua e farina. A me piace avere gli impasti abbastanza morbidi, per cui insomma vado abbastanza spedita. Voi, se non siete esperti, mi raccomando, seguite tutte le indicazioni e tutte le dosi. A questo punto, prima che l'impasto è ben formato, aggiungiamo il sale. Quando siete addirittura d'arrivo, quello che dovete aggiungere ad occhio, mi raccomando, aggiungetelo in pochissime quantità alla volta, altrimenti poi diventa difficile recuperare un impasto sbilanciato. Adesso olio di gomito. Andiamo a creare un bel panetto omogeneo. Ha detto olio di gomito, se non lo trovo l'olio di riso va bene lo stesso. Non l'avevo capito. Però non ti rispondo. No, non ti rispondo. Ok. Quando è tutto ben amalgamato e non troppo appiccicoso, andiamo a pulire il nostro mestolo e passiamo sulla spianatoia. Farina di riso, fondamentale in questa operazione, perché vi aiuta a staccare l'impasto da ovunque lo dobbiate staccare, che siano le mani, che siano il mestolo, che sia la ciotola. Adesso non dobbiamo far altro che togliere qualche grumo che sicuramente si è formato all'interno dell'impasto per via della lavorazione, diciamo, sommaria che abbiamo fatto con il cucchiaio.
se utilizzate un'impastatrice probabilmente avete già un panetto bene omogeneo. Ma a me questa è un'operazione che piace particolarmente. L'impasto deve essere soffice. Se andate ad aggiungere mix, naturalmente lo indurite. Ho detto di vedere il tutorial pizza. Andate a vedere il tutorial pizza. Pronto! L'impasto è pronto per la lievitazione. Riprendiamo la nostra ciotola, velo di farina di riso e mettiamo l'impasto a riposare. Pellicola, estro, finaccio. Il luogo dipende dal tipo di lievitazione che fate, quindi se è una lunga lievitazione, avete usato poco lievito e volete farlo stare tutta la notte, magari in frigo, altrimenti 2 ore, 2, 3, 4, 5 ore va bene anche in forno con la lucina accesa. Ecco, queste sono tutte indicazioni che trovate sul sito. Riprendiamo il nostro impasto dopo la lievitazione. Wow, che meraviglia! Aiutatevi sempre con la farina di riso. Io faccio così, la metto sul bordo della ciotola e poi stacco l'impasto con queste spatole rotonde. Non vi preoccupate se si sgonfierà un po'. Metto altra farina sulla spianatoia e rovescio. A questo punto non dovete far altro che porzionare l'impasto per formare le nostre frittelle. Potete pesare le palline oppure fare ad occhio, come faremo noi. Ad occhio, la gioia di tutti quanti quelli precisi che ci seguono. Esatto. Che non possono sopportare questa cosa. Pazienza. Grazie. Tenete sempre l'impasto che non state lavorando sotto un canovaccio in modo che non si secchi. Prendiamo le nostre palline e formiamo le frittelle. L'impasto è lavorabilissimo. Se si sarà un pochino seccato in superficie, tirate sotto l'impasto e cacciate fuori invece la parte un pochino più umida. Dopodiché schiacciamo. Scegliete se farlo con le mani, con le dita, con il mattarello, come volete. L'importante è che raggiungete uno spessore congruo per la frittura. Vedete che non serve neanche il mattarello, perché è proprio bello questo impasto. Io utilizzo olio di semi di arachide e vado ad immergere tutta la frittella, quindi deve essere una pentola abbastanza capiente con un bello strato di olio. Immergiamo la frittella nell'olio bollente. Basterà un tempo molto molto breve, giusto per la doratura. Andate a bucare se si gonfia troppo. Ingredienti: mix di farine senza glutine, sale, acqua, olio, lievito di birra, farina di riso per lo spolvero.
Quando si forma la bolla d'aria immergendo la massa dell'impasto della pizza nell'olio bollente, ragazzi, è quasi magia. Penso a tutti i Giovanni che barattano un fritto con le loro mogli Tiziana e i loro figli Andrea in cambio di un vignè al cioccolato fondente. Ce ne sono tanti di questi Giovanni in giro per l'Italia. Io no, io voglio il vignè. No, io preferisco la pizza. Lo sappiamo tutti, io preferisco la pizza. Assolutamente. E se non sai fare l'impasto per la pizza, mi raccomando, aggiornati, perché qui ci sono un sacco di ricette. Se sei celiaco, ancora meglio, ci divertiamo ancora di più, perché noi il glutine l'abbiamo eliminato da tempo. E troverai, oltre alle ricette, un sacco di altri amici e un sacco di contenuti interessanti. Dimmi, vedo lì che freme. Qui, sì. Se sei arrivato fino qui, sì. Di a Giovanni che è meglio il vignè. Tra l'altro sono pugliesi i nostri amici, quindi la patria del panzerotto, per cui il fritto ci sta bene ogni tanto. Questa è la mia pizza fritta. Quella è la bolla con la pizza fritta attorno. Non lo so, voi come la mangiate la pizza fritta? Qui si mangia o così, senza niente, oppure anche con i salumi. A Napoli, in campagna, si mangia con pomodoro e mozzarella. Sansone vorrebbe entrare. Anna, ci fai entrare Sansone, per favore, dalla regia, aprite la porta. Seguiteci anche su Instagram e su Telegram. Ci vediamo alla prossima ricetta. C'è quasi casino apre, di là. Cosa. Che, da dove... non è un problema, tranquilli. Oggi una tragedia. Sul nostro sito cucina24ore.it trovate un sacco di impasti per la pizza. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ricordatevi che per la pizza fritta, per la pizza, per la pasta, per tantissime cose, il glutine è sopravvalutato. Che non sai mai quello che sei ti capita. Adesso. O la bolla... Così? Così quasi. O la bolla enorme. Un po' di più. Vicinati. O la bolla enorme. Vado avanti. Adesso devo guardarvi. Metto un filtro davanti. Arrivo. Vuoi assaggiare? Ciao ragazzi. Ciao. Posso andare a dormire oggi?